Vincenzo Galilei si trasferisce a Pisa nel 1562 ed in questa città sono documentate due abitazioni, una in Chiasso dei Mercanti e la seconda casa Ammannati, appartenente alla famiglia della moglie di Vincenzo, Giulia Ammannati, nella quale effettivamente nacque Galileo nel febbraio del 1564. Galileo fu battezzato il 19 febbraio del medesimo anno nella chiesa di Sant'Andrea Foris Portam. A Pisa, Vincenzo Galilei alterna la sua attività di commercio della lana con quella di insegnante di musica ed annovera tra i suoi allievi anche studenti dell'Università di Pisa. Nel 1562, che è l'anno del suo arrivo a Pisa, Galilei pubblica la sua prima opera, una raccolta di intavolature per liuto. Galilei è il liuto, era lo strumento che suonava fin da giovane, lo strumento di una vita sul quale aveva anche sperimentato soluzioni compositive e soluzioni teoriche, perché in realtà lo utilizzava un po' come un monocordo di pitagorica memoria. Galilei ne tesse un elogio come lo strumento degli strumenti perché superiore all'organo, al cembalo, alla spinetta, a tutti gli strumenti che non sono in grado, a differenza del liuto, di produrre delle nuance, delle sfumature espressive, di riuscire anche a poter rendere in maniera piena di grazia e di meraviglia, lui utilizza questi due termini, tutti gli affetti dell'animo umano. La seconda opera che pubblica nel 1568 è l'importante trattato, sempre dedicato alle intavolature per liuto, intitolato Fronimo. L'opera Fronimo è importante anche per la struttura del trattato. Adotta infatti una forma dialogica ed è un dialogo tra l'insegnante Fronimo e il suo allievo. Tale struttura verrà ripetuta da Vincenzo Galilei anche nella sua opera più importante dal punto di vista della trattatistica musicologica, ossia il dialogo sopra la musica antica e moderna. E la forma dialogica ricorrerà anche in due opere importanti del figlio Galileo, ossia il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, dedicati al confronto tra il sistema tolemaico e il sistema copernicano, e discorsi e dimostrazioni intorno a due nuove scienze. Abbiamo all'interno del Fronimo un brano, In Ex to Israel, del quale Galilei dice: «Voglio prima che passiamo più oltre intavolare in vostra presenza una mia canzone, uno In Ex to Israel che già composi a quattro voci per cantare sul liuto la parte più grave». E quindi in realtà abbiamo la dimostrazione di questo adattamento di una composizione polifonica in forma monodica. Ma mentre normalmente nelle intavolature si canta la parte più alta, che è evidentemente quella che porta la melodia, qui Galilei dimostra la possibilità di poter cantare anche la parte più bassa. È una testimonianza importante di questa forma, diciamo, intermedia, di trapasso dalla polifonia alla scrittura monodica.